Buongiorno mondo, bentornati in questo nuovo video. Allora, poiché per fare ordine nella propria testa a volte bisogna proprio cominciare dagli spazi intorno a noi, stamattina mi ci sono messa e ho sistemato il mio studio in modo che mi tornasse anche un po' la voglia di mettermici, di filmare, di fare qualcosa. E niente, quindi oggi mi trucco insieme a voi perché dai, bisogna ricominciare dalle cose piccole, dalle cose semplici, giusto? E siccome, non so, oggi è partita bene, direi, la giornata è buona, ho anche voglia di fare qualcosa, di truccarmi, nulla di particolarmente complicato e voluto, però so che comunque vi fa piacere anche le cose più semplici, ho visto che magari ritrovano un pochino i vostri gusti e le vostre esigenze. Quindi dai, vediamo che cosa combiniamo adesso e niente, iniziamo. Ripartiamo dai vecchi amori, ossia come primer userò questo. Che più devastato di così non si può, il Pore Express di Filorga, che dovrei anche finire perché siamo ormai agli sgoccioli. E non so chi mi segua da abbastanza tempo per ricordarsene, ma questo è assolutamente uno dei miei primer per i pori preferito, perché fa esattamente quello che deve fare, ossia levigare la pelle. Non è uno di quelli pesantissimi che vi dà un fastidio, vi sentite proprio la pelle tappata. No, questo ha una bellissima texture cremosa, però va assolutamente a minimizzare i pori ingranditi per l'appunto. Casomai ne metto anche un pizzichino sul brufolo che mi sta occupando mezza faccia, che sto cercando di lasciare che faccia il suo corso naturale. Nella speranza che prima o poi decida di abbandonare la mia faccia, non nutro grandi speranze. Tra l'altro, ultimamente mi sto riempiendo di brufoli perché onestamente non mi sono neanche occupata più di tanto della mia skincare routine, o di altro, a parte struccarmi appunto la sera dopo una giornata di lavoro, ma per il resto ho perso anche un po' l'interesse nel curare tanto la skincare, quindi la mia pelle ne sta risentendo assai. Però vabbè. Non importa, proseguiamo con un altro prodotto amatissimo che è la BB Cream di Misha. Questa è la Perfect Cover BB Cream nel colore 21, che è un'ottima, ottima, ottima BB Cream. Anche di questa vi ho parlato tantissimo in passato ed è un prodotto che continuo a consigliarvi ad amare molto. Cercherò di stenderla con questo pennellino di Real Techniques, giusto? Sì, che è un duo fibre, che dovrebbe garantire un'applicazione abbastanza delicata, leggera. Voglio cercare di terminare intanto questo correttore di Wet n Wild che adoro, tant'è che ho già comprato un backup di recente. Però è uno di quelli che vi ho sempre consigliato se cercate un correttore low cost, ma super efficace. Infatti, se notate, ha una coprenza media, non è una full coverage, però specialmente per la zona delle occhiaie fa assolutamente quello che necessita fare, ossia coprire senza però impasticciare tutto il contorno occhi. Tra l'altro, ho appena caricato, ho appena pubblicato il video appunto in cui c'è intitolato Parliamo. Sono molto curiosa del feedback che avrò su tale video, infatti oggi terrò monitorata un po' la situazione, perché è un video molto onesto, molto sincero, che immagino abbiate già visto. E niente, sono molto curiosa di vedere quale sarà un po' il responso in merito adesso. Però oggi appunto è una giornata in cui ho voglia di rimettermi a fare qualcosa, anche perché risistemando un po' questo spazio riesco anche a fare un po' ordine nei miei pensieri, nelle mie idee e di conseguenza anche mi torna un po' l'ispirazione di far qualcosa. Poi terminiamo anche dai questa cipria di Charlotte Tilbury che continuo ad usare anche nel quotidiano perché per l'appunto devo finirla, mi rifiuto di rimetterla nel cassetto. Giunta a sto punto, che è comunque una splendida cipria, ve l'ho sempre detto, solo che non trovo sia adattissima alle mie esigenze. Come bronzer riprendo quello di Sephora, nel colore 02 Bali, che ha uno splendido tono piuttosto neutro. Tra l'altro, ecco, amici profumosi, ossia chi è anche interessato alla parte dei profumi, sappiate, c'è cioè uno dei motivi per cui questa giornata è partita tanto bene, è che ho appena scoperto che il marchio Profumum Roma, che chi è del settore di sicuro conoscerà più che bene, fa
finalmente si può acquistare anche online, ragazzi, finalmente. Voi dovete sapere che tutta questa follia è partita in parte dal famoso acqua e zucchero di Profumum Roma che mi ha mandato Claudia in un campione, in un decant fatto da una sua boccetta. E da lì mi è partito il pallino, appunto, un po' di tutti quei profumi a tema, quindi frutti rossi, zucchero, vaniglia, quelli che sanno da zucchero filato sostanzialmente. E Profumum Roma è il capostipite di tutti, secondo me, nonché uno di quelli con la persistenza in assoluto migliore, cioè è come avere olio sulla pelle. Infatti adesso non si vedrà, ma ne ho spruzzato un po' qua e ho l'alone oleoso. Ha una persistenza assurda, nonché un prezzo assurdo per essere un profumo così poco evoluto, diciamo. Però ecco, la cosa che fino ad oggi non si poteva fare era acquistare il brand online, oppure tipo contattare privatamente le profumerie che lo tengono per farselo mandare, ma non potendo fare il checkout online, appunto. E adesso poco fa ho visto che la profumeria artistica, credo si chiami Essence Profumeria Artistica, comunque ve la lascio scritto qua sotto, che la seguo su Instagram per l'appunto, ha comunicato che vende finalmente anche online. Di conseguenza ho fatto subito il mio ordine per una travel di acqua e zucchero, che per quanto siano piccoline, perché sono 18 ml, ma vi garantisco che lì ve ne basta una goccia e tirate avanti tutto il giorno. Quindi sì, per chi fosse interessato ai profumi di Profumum Roma, finalmente si possono anche acquistare online, perché era politica proprio dell'azienda non vendere i prodotti, appunto, tramite internet. Userò la mia palette di Tom Ford, la Skin Illuminating Powder Duo 01 Moonlight, questo come illuminante e questo come blush. Ok, sistemate le sopracciglia, ho messo il primer e mi avete chiesto un po' di tempo fa di rimostrarvi qualche trucco con gli ombretti che usavo, che ho comprato di Bernovich, questi fighissimi che vi ho mostrato in un video dedicato. Quindi oggi li utilizziamo insieme proprio perché ho voglia anch'io di qualcosa di brillante, di luminoso. Non ho ancora idea di che cosa faremo, però mi sa che lavorerò con quelli un pochino più iridescenti perché ho voglia di qualcosa di light. Però prima di tutto andrei a mettere un colore nella piega dell'occhio, pertanto prenderò la Petal Metal di Smashbox, e da questa prenderò questo ombrettino qua opaco e lo sfumerò per l'appunto nella piega dell'occhio come colore di transizione. E lo so che vi lamenterete perché sono distante dalla videocamera, ma per oggi portate pazienza perché sto sperimentando un nuovo setup, tant'è che davanti a me ho lo schermo del computer gigante per vedere se sono a fuoco e che cosa sto filmando. Quindi devo capire un attimino come mettere la strumentazione per la ripresa, ecco. Quindi se oggi non mi avvicino, cioè se non avvicino tanto la videocamera, è anche perché sono già abbastanza ingombrata da strumenti, computer, schermi, eccetera. Ma mi invento qualcosa, don't worry. Poi vado anche a prendere un pochino di quest'altro colore, che in realtà è metallico, però a noi non ci importa, e lo sfumerò un pochino qua nell'angolo esterno. Prendo questo e non il marrone più scuro, perché il marrone più scuro è tanto scuro e oggi non ho voglia di nulla di eccessivamente scuro, quindi mi farò andare bene questo. Ok, ora è il turno degli ombretti di Bernovich e mi sa che di questi potrei prendere questo qua, che non so se abbia scritto, è lo X04, sappiatelo. E questo lo vado ad applicare sulla palpebra col dito. Cioè, guardate che razza di luminosità. Sono bellissimi questi ombretti. Se vi capita, provateli, che sono degli specchi. So che ve li ho già mostrato questo ombretto, forse nel primo video addirittura che ho dedicato a questo brand. Però è un po' che non lo uso e, cavolo, guardate che roba. Sembra che io abbia un catarino frangente sulla palpebra. Sì, fanno tanto fallout se li applicate come ho fatto io con le dita, ma non mi importa,
questi brillantini sono benvenuti dovunque, ovunque si vogliano appoggiarsi. Volendo fare una cosa fatta bene, bisognerebbe prendere un po' di spray fissante e con esso appunto bagnare l'ombretto in modo che non vada un po' ovunque. Oppure metterci sotto la colla per glitter, che faccio solitamente, ma adesso a quanto pare non ne avevo voglia. Ci metterò sopra anche un po' di questi, che sono però dei brillantini, quindi attenzione, attenzione, perché questi qua sono proprio brillantini. Oh mio Dio, queste sono scaglie di unicorno, guardate che roba, su via. E queste però le picchietto direttamente col dito. Oh mio Dio, oh mio Dio, mi è improvvisamente tornata la voglia di truccarmi grazie agli brillantini di Bernovich. No, questo è letteralmente un ombretto di brillantini, cioè sono dei brillantini che rappresentano i colori delle code delle sirene che avevano le Barbie, vi ricordate? Quelle con quelle code terribilmente plasticose, ma tutte fatte di queste scagliette iridescenti. Pazzesco, wow. Ora prendo un eyeliner, nello specifico di Merli, penso sia il brand, sempre coreano, comunque preso su YesStyle. Questo si chiama The First Pen Eyeliner nel colore Coffee Bun, quindi è un bel marrone caldo, e con questo farò una lineetta di eyeliner. Ok, allora il trucco occhi è completato. Tra l'altro, ragazzi, il profumo del giorno, quello che indosso oggi, è proprio acqua e zucchero di Profumum Roma. E mentre stavo finendo il trucco mi sono resa conto che se ci fosse un ombretto o una combinazione di ombretti a rappresentanza di quel profumo, sarebbero proprio questi due che ho applicato adesso sulle palpebre, perché sono iridescenti, sono romantiche, sono femminili, sono un po' frufru, come lo è appunto acqua e zucchero, quindi niente, ha questo aspetto un po' zuccherino, un po' cristallo, no? Questa combo di ombretti. Mi piace un sacco, oggi mi sento veramente un pochino meglio. Allora, invece sulle labbra che cosa facciamo? Mi sono arrivati i nuovi dessert à lèvres di Neve Cosmetics, che sono stati formulati però, da quello che ho capito, in una texture che è la Sweet Sorbetto Texture, con tra l'altro l'SPF 20, quindi hanno il filtro, cioè il filtro solare all'interno. I colori, se non sbaglio, sono 4 in tutto e penso siano anche un pochino più lucidi, un po' più leggeri rispetto ai soliti. Quindi proveremo uno di questi. Prima però ovviamente metterò la matita labbra, quella di... No dai, metto quella di Nabla, perché è quella che metto sempre. E adesso scegliamone uno, direi. Allora, intanto guardo com'è mandorla, perché come pack mi sembra quello forse più adatto, che è appunto un color carne un po' mattone. Vediamo la texture com'è. È proprio sheer, trasparente, bello così, sembrano tipo dei balsami labbra colorati. Questo mi sa che sarebbe perfetto. Se no abbiamo anche, come si chiama questo? Anguria, che sarà sicuramente più rosso. Yes, non fatevi ingannare appunto dal bullet, perché come vediamo sono tutti piuttosto trasparenti. Bello anche sto colore, un pochino più vivace. Poi abbiamo gelso, che è più rosa malva, bello, un po' più fucsia, che però non credo ci starebbe molto bene, perché sugli occhi comunque ho usato toni un po' più caldi. E per finire abbiamo melone, che super bright, super acceso, più sul rosso appunto, rosso aranciato. Questi colori a me hanno sempre fatto impazzire in estate, che non sarebbe neanche male onestamente, però mi sento di utilizzare mandorla, che era il primo, per restare su un tono un po' più nude. Che bellino, bello sto colore e anche la texture. Tra l'altro si sposa perfettamente con la matita labbra che ho usato al di sotto, perché il contorno è leggermente più scuro e più carne, ma stanno da Dio insieme. Bella sta combo, molto estiva, molto primaverile, molto fresca, mi piace assai.
Bene, gente, non mi agghinderò i capelli perché non ne voglio, onestamente. Cuccatevi semplicemente la full face. Io sono molto soddisfatta, oggi mi riconosco, oggi mi ci vedo molto bene con questo trucco, che poi comunque è uno dei miei look tipici. Belli questi rossettini di neve, non vedo l'ora di provare anche gli altri, ma mandorla devo dire che come colore è veramente stupendo. È un po' più pescato di quanto non sembrasse nel bullet, e la texture è bella idratante, luminosa, morbida, top. Vabbè, gli ombretti di Bernovich, che devo dirvi, sapete che sono meravigliosi, se vi capita di fare un ordine fatelo perché meritano. E niente, sono anche contenta di aver ripreso in mano la BB Cover, la Perfect Cover BB Cream di Misha, che è un prodotto strepitoso, specialmente nei mesi più caldi. Basta ragazzi, questo è quanto per il video di oggi, mi ha fatto piacere onestamente filmare e anche riprendere in mano un po' di trucchi. Fatemi sapere che cosa ve ne è parso di questo video, del trucco in sé per sé. Io come al solito vi auguro una splendida giornata, vi mando un enorme abbraccio, un bacio, un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!